Loredana Lecciso querela Romina Power, la guerra per l'amore di Albano Carrisi è senza esclusione di colpi esclusivo, la contesa continua senza tregua. Per colpa, anche, dei social. E di un misterioso commento pubblicato e poi scomparso. Come svela in esclusiva il settimanale Oggi in edicola, Loredana Lecciso ha deciso di querelare Romina Power. Già, perché sembra che sia davvero guerra aperta tra le due, per riconquistare l'amore di Albano Carrisi, al centro della contesa che si trascina da settimane, se non mesi. Una contesa senza esclusione di colpi bassissimi, il motivo della denuncia e la notizia della querela di Loredana Lecciso nei confronti di Romina Power la racconta nei dettagli il settimanale Oggi in edicola, che rivela l'esistenza di un post su Instagram pubblicato, e poi cancellato, da Romina Power lo scorso 3 marzo, che ha fatto arrabbiare Loredana Lecciso, al punto di farle decidere di querelare l'ex moglie di Albano. È incinta, il fatto è che in quel post, Romina Power pubblica un commento apparso a nome di Loredana Lecciso su Facebook, in realtà un falso, che recita, sì è vero. È incinta di un maschietto, nascerà ad aprile. Ditelo ai giornalisti, fate girare la foto e la notizia. Io non vi ho detto nulla. Il riferimento è alla presunta gravidanza di Christel Carrisi, figlia di Albano e Romina. In pratica, insinua Romina col post, a svelare ai giornali la gravidanza di Christel e la Lecciso. L'incarico agli avvocati. Ecco dunque da dove nasce la decisione di Loredana Lecciso di incaricare i legali a porre in essere ogni azione idonea alla tutela dei propri interessi, a tal fine riservandosi di adire tutte le vie legali, sia in sede civile che in sede penale, poiché, sul profilo del social network Instagram della signora Romina Power è apparso un post a contenuto altamente e gravemente diffamatorio e lesivo della persona e della immagine della signora Loredana Lecciso, che ribadisce, tramite i legali, come il post, verosimilmente ascrivibile a ignoti, si è esplicato nella divulgazione di notizie false non provenienti dalla signora Loredana Lecciso, con l'aggravante della indebita appropriazione della sua identità. Il giallo del post fasullo, ma com'è possibile, si chiede oggi, che un post che sembra scritto dalla Lecciso finisca sull'Instagram di Romina, che chiosa in didascalia con un post interessante, postato, poi cancellato? La risposta è semplice e inquietante allo stesso tempo. Esistono infatti app in grado di fabbricare post fake, ossia falsi, di chiunque di noi in pochi secondi, ogni tanto c'è chi si diverte a usarle per mettere in imbarazzo politici e personaggi pubblici, meno chiaro è il motivo per cui qualcuno le abbia usate per attribuire una sortita così sgradevole e lesiva della privacy di Christel alla Lecciso.